siamo in piedi per l'inno nazionale. Tutti. Signor Sindaco di Macerata, autorità civili, religiose e militari, magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, illustri ospiti, cari colleghi, signore e signori, è con vivissima soddisfazione che porgo il più cordiale benvenuto a tutti i presenti e che introduco questa cerimonia di conferimento di una laurea honoris causa da parte dell'Università degli Studi di Macerata. Con la laurea honoris causa che ci accingiamo a conferire oggi a Padre Raniero Cantalamessa, il nostro Ateneo prosegue una tradizione che ha visto onorate illustri personalità, le quali, nei diversi campi scientifici e professionali, si sono particolarmente distinte per la rilevanza culturale del loro impegno e della loro opera. Nel corso dei procedimenti che hanno portato in passato all'attribuzione di tale prestigioso riconoscimento, al quale l'Università degli Studi di Macerata ha sempre inteso attribuire caratteri di assoluta eccezionalità, si è costantemente cercato di prendere le mosse dagli interessi scientifici e culturali coltivati nel nostro Ateneo, al fine di richiamare di volta in volta l'attenzione su modi esemplari di interpretarli e di svilupparli a vantaggio dell'intera comunità. La scelta della Facoltà di Scienze della Comunicazione di attribuire la laurea honoris causa a Padre Raniero Cantalamessa si iscrive pienamente nel solco di questa tradizione. Originario di Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e ordinato sacerdote nel 1958, Padre Raniero Cantalamessa, religioso dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, si è laureato in teologia a Friburgo e in lettere classiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche, molte delle quali tradotte in varie lingue, e di una serie di contributi specialistici apparsi su importanti riviste internazionali. Padre Raniero Cantalamessa ha ricoperto fino al 1979 la cattedra di Storia delle Origini Cristiane e diretto il Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1975 al 1981 è stato membro della prestigiosa Commissione Teologica Internazionale. Nel 1979 ha abbandonato l'insegnamento universitario per dedicarsi a tempo pieno all'attività pastorale e al ministero della predicazione. Dal 1980 egli è predicatore della Casa Pontificia. Tra i massimi esperti a livello internazionale di comunicazione religiosa,
Dal 1994 padre Raniero Cantalamessa cura per Rai 1 la rubrica religiosa a sua immagine ed è a tutt'oggi impegnato in un'intensa attività di conferenziere presso centri culturali e universitari di tutto il mondo. La vasta e multiforme produzione scientifica del candidato spazia da studi e ricerche sulle origini del cristianesimo, sulla Sacra Scrittura, sulla patristica e sulla teologia dei primi secoli cristiani, a indagini e contributi intorno alle forme e caratteristiche della comunicazione religiosa nel nostro tempo, al dialogo interreligioso e all'ecumenismo. Su quest'ultimo versante sono universalmente note e largamente apprezzate in ambito teologico e culturale le sue nette prese di posizione in favore del più ampio dialogo del cristianesimo con le altre confessioni religiose e i suoi profondi legami con personalità e gruppi di studi e di ricerca del cristianesimo ortodosso ed evangelico e del mondo ebraico. Tra i tanti che si potrebbero citare, due contributi di padre Raniero Cantalamessa, il primo dal titolo Edistein e gli ebrei del 1964 e il secondo dal titolo Shoah e antigiudaismo del 1998, riflettono appieno il peculiare approccio dello studioso cappuccino ai temi del dialogo interreligioso, inteso non solamente come riconoscimento dell'altro e autentica apertura spirituale e culturale, ma anche come amicizia che si sostanzia e alimenta di una profonda conoscenza reciproca e dell'aspirazione a condividere le radici e l'intera storia dell'altro, riguardato a tutti gli effetti in uno spirito di fraternità e di comunione. Forse proprio questa originale apertura dello sguardo, nutrita di una solida formazione culturale e scientifica, ha esercitato il suo peso sulla scelta operata tanti anni fa da due indimenticabili maestri della Cattolica di Milano, i professori Francesco Olgiati e Giuseppe Lazzati, di chiamare Raniero Cantalamessa a ricoprire la prestigiosa cattedra di storia delle origini cristiane nell'Ateneo fondato da padre Agostino Gemelli. E allora, in considerazione dell'alto valore scientifico e dell'indiscusso prestigio internazionale del candidato, desidero esprimere il mio personale e convinto apprezzamento per la decisione assunta dalla nostra Facoltà di Scienze della Comunicazione di conferire la laurea honoris causa in comunicazione multimediale a padre Raniero Cantalamessa. Ma al rettore dell'Università di Macerata tocca anche il compito di riflettere e di favorire la riflessione su ciò che è accaduto in queste ultime settimane, fuori e dentro il nostro Ateneo, con riferimento al conferimento di questa laurea honoris causa. Lo faccio volentieri perché nel corso di questi 7 anni di governo, vale a dire dei miei 2 mandati rettorali, il secondo e ultimo dei quali ormai vicino alla sua naturale scadenza, non mi sono mai sottratto all'ufficio, assegnatomi dallo Statuto di Autonomia, di rappresentare la nostra Università e di dare risposta alle tante questioni da chiunque sollevate in ordine al suo operato. A questo riguardo credo sia opportuno precisare in questa sede, che è quella più idonea e giustificata per gli interventi del Rettore, perché non ho ritenuto, in pieno accordo e in perfetta sintonia con il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, professor Maurizio Ciaschini, di dover accogliere la richiesta di quanti docenti e ricercatori dell'Ateneo, con lettera aperta al preside Ciaschini, fattami pervenire per conoscenza il 23 aprile ultimo scorso, hanno chiesto di prendere in considerazione la proposta di sospendere tale cerimonia in conseguenza del dibattito pubblico che si è innescato nelle ultime settimane riguardo a un presunto infelice paragone formulato da padre Raniero Cantalamessa. Io credo che il dissenso, ogni forma di dissenso, da qualunque ragione e istanza motivato, sia sempre una grande ricchezza. Credo sia anzi che sia parte di quella linfa vitale che oggi, come nei secoli passati, ha reso le università, ivi compresa quella di Macerata, istituzioni autenticamente libere e luoghi privilegiati per l'elaborazione dei saperi e della scienza e per la loro conservazione e trasmissione
alle nuove generazioni. La possibilità e la libertà di dissentire sono un elemento costitutivo e dunque inalienabile dello stesso nostro essere università. Il confronto, la discussione, la pluralità e diversità, talora la vera e propria contrapposizione tra le opinioni, le proposte, gli orientamenti dei singoli e dei gruppi sono un patrimonio inestimabile per tutti e per ciascuno di noi, il vero motore dell'elaborazione dei saperi e della cultura. Come tale, dunque, il diritto a dissentire deve essere riconosciuto e salvaguardato sempre, in ogni occasione, anche quando, nelle sue motivazioni, tale dissenso non ci appare affatto convincente, anzi, soprattutto quando facciamo fatica a coglierne appieno il significato e la validità. Questa, cari colleghi e cari ospiti, è la mia posizione. Questa è la posizione dell'Università di Macerata che io rappresento. Ma io credo anche in altri due fatti che personalmente reputo altrettanto fondamentali e incontestabili. Noi siamo qui oggi perché una facoltà del nostro Ateneo ha proposto unanimemente di assegnare una laurea honoris causa in comunicazione multimediale ad uno studioso il cui curriculum vitae studiorum presenta caratteri di assoluta eccezionalità proprio nelle tematiche oggetto di tale titolo accademico, tanto che il Senato accademico, cioè il massimo organo decisionale dell'Università su questa materia, ha altrettanto unanimemente approvato la proposta della facoltà e, buon ultimo, il MIUR, il Ministero dell'Istruzione dell'Università, ha ratificato e autorizzato tale deliberazione. Personalmente ho ritenuto e ritengo che le decisioni maturate abbiano l'assoluta legittimità di un percorso decisionale che ha investito tutti i livelli della rappresentanza democratica del nostro Ateneo e che non sussistano le motivazioni per alterare tale iter. Tanto più che le ragioni addotte da chi legittimamente dissente non sembrano a chi vi parla rimettere in discussione le motivazioni alla base del procedimento che oggi si conclude con la presente cerimonia. In ultimo, io credo anche che ciò che noi definiamo università, qualunque università, la nostra università, sia chiamata ad esercitare rispetto alla realtà che ci circonda, rispetto a quello che accade, rispetto anche al dibattito pubblico che su qualunque tema e su qualunque questione volta per volta si accende, il proprio esercizio critico. È compito degli studiosi, degli intellettuali, dei professori universitari, esercitare un approccio critico capace di valutare qualsivoglia dibattito e qualsivoglia manifestazione pubblica, cercando sempre di cogliere quegli aspetti più complessi della realtà che talune volte non emergono dalla comunicazione pubblica o, ancorché fondamentali, sembrano sorprendentemente sottaciuti o ignorati o negati a bella posta. A noi spetta, cari colleghi, il difficile esercizio dell'intelligenza degli avvenimenti e nella fattispecie di vagliare criticamente i fatti e le forme e i modi in cui questi vengono raccontati. Su questo terreno è altamente probabile che le idee, gli orientamenti e i giudizi divergano. Tutto ciò è sempre legittimo e talvolta estremamente salutare. Io credo tuttavia che l'università non possa e non debba mai essere il luogo dei veti, delle chiusure, degli ostracismi, delle censure. E ciò anche quando il dibattito pubblico, qualunque tipo di dibattito pubblico su qualunque tema, sembra collocare le scelte dell'Ateneo in una posizione apparentemente in controtendenza rispetto ai presunti sentimenti che animerebbero l'opinione pubblica, in una posizione di presunta impopolarità rispetto a un eventuale sentire diffuso innescato dai mass media. A noi non può e non deve mai fare paura il trovarsi improvvisamente controcorrente
con l'aver deciso qualcosa che improvvisamente sembra cozzare contro una presunta opinione maggioritaria, un costume apparentemente prevalente, un giudizio amplificato e globalizzato dai media. L'università è sorta e si è sviluppata nei secoli, sia pure tra alterne vicende, come spazio laico, squisitamente e autenticamente laico, di dialogo, di confronto ideale, di libera discussione. L'università, quando ha davvero potuto e voluto essere fedele alle sue origini e alle sue radici laiche, ha sempre rifiutato ogni chiusura e ogni forma di ostracismo. In un tempo nel quale in tante parti e su tanti versanti sembrano prevalere piccole e grandi chiusure, forme più o meno velate di ostracismo e di veto, io credo, e mi assumo pienamente la responsabilità di quanto affermo, che sia necessario rispettare il legittimo e salutare dissenso da qualunque parte provenga, ma anche che non si possa e non si debba consentire a nessuno di rimettere in discussione, senza ragioni che attengono rigorosamente alla scelta operata, quanto il nostro Ateneo ha liberamente e democraticamente deliberato. In questi ultimi giorni mi è capitato di ricevere decine e decine di lettere, fax, mail, telefonate di persone che, in netto disaccordo con quanti hanno chiesto la sospensione del conferimento della laurea honoris causa, mi hanno manifestato, talora con grande civiltà e correttezza, talaltra in modo un po' irruente e aggressivo, il loro punto di vista. A tutti ho espresso le mie convinzioni, che sono le stesse sopra richiamate. Una lettera, tuttavia, mi ha molto colpito per la complessità e profondità, e perché, al di là del punto di vista, dell'opinione espressa dall'autrice, nello specifico caso, pone una serie di questioni di carattere più generale, ineludibili e pressanti, a mio avviso, per chi studia il mondo della comunicazione di massa e, in senso più ampio, per chi opera nell'università e nel mondo della ricerca scientifica e della cultura. L'autrice, una collega che non conoscevo e con la quale ho comunicato per la prima volta in questa occasione, è la professoressa Marisa Levi, ordinario di biologia nel Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona, la quale mi ha gentilmente autorizzato, in modo esplicito, ad utilizzare la sua lettera, a riprodurne le parti che ritenevo opportune in questo indirizzo di saluto. Io vi prego di usarmi la cortesia di ascoltare taluni stralci di un testo che, come ho già detto, ha suscitato in me un grande interesse e una grande commozione. È inutile dire che condivido in toto quanto affermato dalla professoressa Marisa Levi e che personalmente mi sono interrogato e continuo a interrogarmi sulle questioni che lei solleva. E la lettera dice così, è molto breve. Al magnifico rettore, al preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Egregi professori, leggo sul sito di un quotidiano che un certo numero di docenti del vostro Ateneo starebbe raccogliendo firme per sospendere il conferimento della laurea honoris causa a padre Raniero Cantalamessa, in seguito alle parole da lui pronunciate nella sua predica del Venerdì Santo. Mio padre, nel 1938, è stato allontanato dall'insegnamento perché ebreo e nel 1943 ha dovuto rifugiarsi avventurosamente in Svizzera per sfuggire alla persecuzione antiebraica. Non sono quindi tenera nei confronti dell'antisemitismo. Tuttavia, poiché ho ascoltato in diretta e per intero quella predica e ne ho riletto il testo scritto, sono convinta che questa protesta nasca da un fraintendimento. Perciò, pur non essendo esperta di scienze della comunicazione, sono una biologa, mi permetto di intervenire con qualche commento e di suggerire qualche riflessione agli esperti di scienze della comunicazione. Scriverei direttamente ai docenti firmatari se ne conoscessi i nomi. Primo, la predica di padre Cantalamessa è stata oggetto e stata in gran parte dedicata al tema della violenza, così diffusa nel mondo d'oggi, e in particolare alla violenza silenziosa contro le donne. Come mai questo tema non è assolutamente passato nei mezzi di comunicazione? Secondo,
Le parole riguardanti l'antisemitismo che vi riporto in calce non erano di padre Cantalamessa ma di un suo amico ebreo, e il fatto che fossero state scritte da un ebreo rendeva evidentemente molto più significative quelle parole di solidarietà al Papa, e sono state riportate da padre Cantalamessa nel contesto di un reciproco augurio di Pasqua fra cristiani ed ebrei. L'opposizione di alcuni vostri docenti al conferimento della laurea honoris causa è legata ad un presunto errore di padre Cantalamessa nell'ambito della comunicazione, o al fatto che questi docenti non condividono le opinioni del suo amico ebreo. Al di là di questo caso specifico, io sono molto preoccupata da un sistema di informazione che probabilmente, a partire da parole chiave appositamente scelte, estrapola frasi staccate dal contesto e le diffonde con estrema rapidità, in modo che molti le commentano impulsivamente con superficialità, senza sapere che cosa la persona ha detto veramente e in quale contesto lo ha fatto. Questo modo di fare informazione chiaramente facilita l'incomprensione, i malintesi e gli scontri, e credo che richiederebbe un approfondimento da parte di studiosi della comunicazione. Penso che se il vostro Ateneo ha deciso di conferire la laurea honoris causa a padre Cantalamessa, l'abbia fatto valutando la sua attività pluridecennale di comunicazione. Ammesso e non concesso che padre Cantalamessa abbia commesso un errore in quella predica, può questo compromettere decenni di professione stimata? A me preoccupa molto questa spietatezza che imperversa nel mondo della comunicazione, per la quale un solo presunto errore è sufficiente per far crollare tutti i meriti di una persona che ha normalmente operato bene. Spero che con un po' di corretta informazione, di ragionevolezza e di riflessione, questa protesta possa essere superata. Grazie dell'attenzione e cordiali saluti, professoressa Marisa Levi. Come ho detto, sottoscrivo appieno i contenuti di questa lettera e non credo di dover aggiungere nulla a quanto sopra ricordato, se non gli auguri più cordiali a padre Raniero Cantalamessa per i suoi studi e per il suo lavoro, e il ringraziamento a tutti voi per la vostra attenzione. Grazie. Ed ora, seguendo un rito ormai consolidato del cerimoniale con cui sono conferite le lauree honoris causa, cedo la parola al professor Maurizio Ciaschini, che in qualità di preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione pronuncerà la tradizionale laudatio. Magnifici rettori, colleghi, autorità, gentili ospiti, cari studenti. Il suo essere cappuccino è una lontana inflessione nel parlare che neanche molti anni di distacco dalla sua terra, in regioni di voi di rito, voi ambrosiano, voi romano, hanno cancellato, lo rivelano come marchigiano genuino, e aggiungono per noi al suo dire qualcosa di familiare ed accattivante. Vinicio Cantalamessa, infatti originario di Colli del Tronto e frate cappuccino con il nome di padre Raniero, appartiene alla provincia picena dei frati minori cappuccini, nonostante la sua storia si sia sviluppata in gran parte fuori delle Marche. Lo attestano gli anni di noviziato a Camerino, la professione perpetua a Loreto nel 1955, sempre a Loreto,
nel 58 l'ordinazione sacerdotale. Una ragione questa, fra le tante, per la quale oggi scegliamo di celebrare Padre Raniero, teologo e predicatore, dunque da sempre votato alla comunicazione religiosa, nell'ambito dell'intento della Facoltà di Scienze della Comunicazione, non sempre scevro di difficoltà, di individuare i suoi laureandi ad honorem tra personaggi di valenza sì globale, ma anche, se possibile, di origine e colleganze locali, che si siano distinti in questo ambito di applicazione e di studio dei tempi moderni, costituito dalla comunicazione e dalle sue scienze. Le scienze della comunicazione, con il loro approccio basato sulla interazione, fanno riferimento al tentativo, che parte dagli anni 50 del Novecento, di applicare la teoria cibernetica alla interazione umana e animale. Questa branca di studi si sviluppa poi presso il Mental Research Institute di Palo Alto, in California. Il gruppo, sotto la guida di Gregory Bateson, era stato ingaggiato per degli studi sulla schizofrenia, ma sviluppò, anche ad opera di Paul Watzlawick, teorie e ricerche sulla comunicazione esposte nella pragmatica della comunicazione umana, che oggi sono universalmente riconosciuta. Il primo fra i postulati fondanti è l'assioma secondo il quale non si può non comunicare. Con esso si riconosce esplicitamente sul piano dei capisaldi della materia che la comunicazione è stata una delle attività dell'uomo, e su questo argomento Padre Raniero ha in serbo una lezio dal titolo profetico e dal contenuto illuminante, a cui rinvio. Proprio per la valenza fondativa di tale assioma appare tuttavia curioso che una pratica così antica non trovi una sistemazione scientifica così recente. La novità e modernità dello studio della comunicazione vanno ricercati innanzitutto nel dialogo contrapposizione tra le generazioni, che oggi, nel cosiddetto mondo post-industriale, è anch'esso, come tanti aspetti del vivere quotidiano, un confronto-scontro caratterizzato dalla tecnologia e dal suo veloce avanzamento. A fronte dell'accelerazione dello sviluppo tecnologico, i processi mentali non reagiscono con la rapidità che sarebbe necessaria per permettere di capire ed agire nel mondo che ci si manifesta attorno. Da qui la nota epigrafe «Arretriamo nel futuro» di Marshall McLuhan, intendendo che ci avventuriamo nel futuro avvalendoci esclusivamente dello specchietto retrovisore. A causa della diversità degli strumenti tecnologici utilizzati, le generazioni finiscono per apparire abissalmente, ma apparentemente differenti, da quelle precedenti, in virtù appunto della tecnologia. I nuovi strumenti vengono tuttavia utilizzati nella stessa maniera dei precedenti, senza che si riesca a sfruttarli davvero per comprendere la reale vicinanza con la generazione precedente. In questa evidente supremazia della tecnologia, il mezzo di comunicazione finisce per giocare un ruolo preponderante nel determinare il messaggio, mentre il contenuto del messaggio acquista un ruolo di natura subordinata. Il messaggio stesso può anche diventare, nel caso estremo, contraffazione della lettera originaria. Per la verità, l'emergere di un nuovo campo di studi in tempi moderni per una pratica sociale ormai secolare non è nuovo al processo scientifico e dipende dal mutamento della situazione sociale, culturale ed economica. In altri campi di studio, comunque vicini alla comunicazione, poiché restano all'interno delle discipline sociali, si è verificato in altri tempi un fenomeno analogo. L'economia politica, ad esempio, è una disciplina recente ed ha una storia analoga. Similmente a quanto succede oggi per le scienze della comunicazione, l'ambiente sociale e tecnologico degli inizi dell'età della rivoluzione industriale fece emergere la necessità di uno studio consapevole del processo di formazione del valore e della distribuzione del reddito tra le classi sociali. Occorse riconsiderare le conoscenze pregresse nelle varie discipline, in specie nella filosofia, e poi svilupparne di nuove generando un campo di studi nuovo che fu denominato economia. Il termine economia, riferito fino ad allora alla gestione del focolare, diventò strategico nei secoli successivi. Così oggi per la comunicazione, il progresso tecnologico e l'evoluzione sociale, oltre che influire direttamente sulla valenza dei messaggi attraverso l'evoluzione dei media di cui si è detto,
pongono la società attuale in costante tensione verso la qualificazione e la specializzazione. Questo fenomeno implica il progressivo allargamento degli strumenti metodologici e tecnologici messi in atto, mentre il campo di analisi di ciascuna disciplina o tema di studio si restringe e frammenta progressivamente. Il programma conoscere tutto di tutto appare oggi come aspirazione utopica, piuttosto che un cammino realizzabile. Stiamo infatti allontanandoci progressivamente dal conoscere niente di tutto, allegoria dell'atteggiamento enciclopedico, in direzione del principio opposto, conoscere tutto di niente, metafora della specializzazione. In questo contesto i processi comunicativi nell'ambito sociale, economico e tecnologico suppliscono alla impossibilità del conoscere tutto di tutto per permettere il dialogo, la integrazione tra le varie e inevitabili specializzazioni in un ambiente operativo orientato alla cooperazione nella impresa e nella società. Tuttavia, la constatazione che pare cruciale è che la comunicazione entra di prepotenza e con una rilevanza sconosciuta nel passato nel processo di formazione del valore dell'economia postindustriale. La caratteristica innovativa che va progressivamente emergendo nei nostri tempi di globalizzazione è il ruolo strategico che assume la comunicazione nel processo di formazione del valore delle merci. Ormai i messaggi, come pure i servizi di qualità, passano attraverso le segnalazioni del mercato globale. Non di meno la platea globale si crea attraverso la possibilità di riconoscere di quei messaggi e prodotti l'identità locale. Essi incorporano valenze sempre più immateriali connesse alla qualità intrinseca e a quelle evocata dalle metodologie di realizzazione e dal contesto dal quale hanno origine. In questi casi l'identità locale è preponderante anche rispetto all'immagine nazionale e la decisa stabilità nei caratteri deriva sempre più spesso dalla concentrazione di una grande tradizione storica e culturale su piccoli territori geografici da parte di un gruppo umano relativamente limitato. Non è un caso che i primi tentativi di sistematizzazione del concetto di ricchezza prodotta e distribuita avvengano nello stesso ambito culturale ove stava prendendo forma una grande operazione di comunicazione. Il concetto di produire, diremo oggi prodotto interno lordo, che il medico di corte François Quesnay elabora a 60 anni nel Tableau Economique, tanto caro ai fisiocratici, pone i fondamenti per la moderna analisi economica. Se il processo produttivo genera prodotto, lo stesso processo distribuisce reddito, il quale attraversa le classi sociali e ritorna alla produzione in uno schema concettuale di tipo circolatorio, certamente ispirato agli studi sulla circolazione sanguigna e la cancrena condotti nel corso della sua carriera di medico e studioso. L'operazione contestuale di comunicazione che durerà due secoli e genererà il primo vero prodotto globale locale, o come si dice talora glocale, riguarda la creazione della identità per un vino con le bollicine mai visto prima, detto Champagne, ad opera dei produttori della regione della Champagne nei confronti della Corte di Francia. In maniera forse non completamente consapevole dei risultati straordinari di lungo periodo, si tentava e si riusciva poi, in soli due secoli, a trasformare un errore di fermentazione, un vino con le bollicine, con l'inconveniente delle bollicine, l'abate Perignon, in un fenomeno di produzione, di valore, di rilevanza prima nazionale e poi globale. Un risultato ottenuto attraverso un'attenta tutela del nome, costruzione di una solida reputazione, osservanza scrupolosa delle procedure stabilite per l'ottenimento del prodotto attraverso, diremmo oggi, appropriate politiche di comunicazione e controllo. Entrambe le operazioni erano ispirate e patrocinate dagli ambienti che facevano capo alla Marchesa di Pompadour, protettrice delle arti, delle scienze, promotrice delle manifatture e simpatizzante in segreto dell'enciclopedia. La difficile posizione della Marchesa è ben evidenziata in una lettera a Diderot, il quale aveva implorato il suo aiuto per salvare l'opera dalla distruzione. Si dice che quel libro contenga massime contrarie alla religione e all'autorità del re, dei re. Se ciò è vero, bisogna bruciare il libro. Se non lo è, bisogna bruciare i calunniatori.
Ma tale primitivo atteggiamento di benevola equidistanza non le impedisce più tardi di farsi ritrarre nel noto dipinto di Maurice Canton de la Tour, conservato al Louvre, con il quarto volume dell'Encyclopédie ed altre opere come L'Esprit des Lois di Montesquieu, che sottolineano in maniera non dubbia quali fossero le simpatie filosofiche della Marchesa. Lo champagne è l'antesignano della produzione moderna o locale, attraverso la quale i vari paesi sperano di competere sul mercato globale. Una quota rilevante e crescente del valore di tali prodotti è costituita dalla comunicazione, talché, ad esempio, il produttore di scarpe, invece di acquistare materiali da trasformare in scarpe, compra da terzi direttamente scarpe già finite. La sua attività di grande firma nella produzione delle scarpe consiste prevalentemente di comunicazione, progettazione di nuovi modelli, di campagne di informazione, pubblicità sui vari mezzi di comunicazione, showroom nei vari continenti. In questa maniera il prodotto locale, vale a dire comunicato, vale 10 volte la scarpa già finita acquistata dai produttori locali. Queste considerazioni, che potrebbero apparire accessorie, in realtà mettono in luce quanto possa essere intenso il rumore di fondo che connota l'intercorso comunicativo umano. Una Babele di tipo nuovo, non basata sulla incapacità di comprendere i messaggi, ma sulla inadeguatezza da parte degli utenti di recepire correttamente le informazioni, dovuto al fatto che la crescita esponenziale delle stesse è superiore alla capacità degli utenti di recepirle. Esse evidenziano inoltre a quale difficoltà e a quali competitori si trovi di fronte ogni tipo di comunicazione, e dunque anche la comunicazione religiosa nel villaggio globale post-industriale, in termini di formazione della mentalità comune, di disponibilità all'ascolto e di interpretazione dei messaggi. Padre Raniero è uno studioso, profondo conoscitore dei padri della Chiesa, che si è costruito tale competenza attraverso l'impegno nel campo della ricerca universitaria. Egli è infatti stato, e dunque è, collega. Tu eris magister in eternum, secondo l'auspicio di Abelardo, il quale tuttavia descriveva la sua carriera accademica in termini militari, la dialettica come arsenale, le disputaziones come battaglie, e per essere stato professore nel 68 il vocabolario militare e la conseguente fatica quotidiana potrebbe non essere, come non lo era per Abelardo, un mero artificio retorico. Il suo cursus studiorum passa attraverso il dottorato in teologia a Friburgo nel 62 e la laurea in lettere classiche all'Università Cattolica di Milano nel 69. Presso questa università diviene professore ordinario di storia delle origini cristiane e in seguito direttore del Dipartimento di Scienze Religiose, succedendo a Giuseppe Lazzati. Dal 75 all'81 è stato membro della Commissione Teologica Internazionale, organismo istituito dapprima in forma sperimentale da Paolo VI presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, con il compito di dare consulenza alla Congregazione su questioni dottrinali di maggiore importanza. È composta da teologi di diverse scuole e nazioni, eminenti per scienza e fedeltà al Magistero della Chiesa. I membri sono nominati dal Papa su proposta del Prefetto della Congregazione e dopo la consultazione con le conferenze episcopali. Giovanni Paolo II ha promulgato gli statuti definitivi della Commissione. Come chiarisce il Cardinale Levada, attuale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, la Commissione non è propriamente un organismo della Curia Romana, ma un corpo autonomo, collegato tuttavia con gli organi direttivi della Chiesa. Lo scopo del lavoro della Commissione non è da ricercarsi tanto nella elaborazione di teorie teologiche originali, ma nel raggiungere una comunanza di pensiero e di riflessione sulla fede unica della Chiesa. In quegli anni la Commissione ha prodotto importanti documenti come Magistero e Teologia 75, Promozione umana e salvezza cristiana 76, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio 77, alcune questioni riguardanti la Cristologia 79, Teologia, Cristologia, Antropologia 81. Ma la cattedra universitaria non sembra essere l'obiettivo finale di Padre Raniero. Nel 79 gli lascia l'insegnamento. La docenza è stata un'esperienza che ho lasciato con serenità, direi con gioia, ma non disprezzando, quasi scuotendo la polvere dai piedi.
Ai giovani dico che, a meno di una chiamata specifica, non lascino la ricerca in università, che è una cosa necessaria. Credo però a me il Signore abbia chiesto una cosa diversa e quindi ho fatto questa scelta, che però non è una squalifica della cultura. Nella sua quasi sconfinata produzione per stampa, sconfinata, che tra volumi e articoli sfiora i 300 titoli e comprende traduzioni in un numero di lingue straniere, 15 o 20, un numero, il gruppo di opere relativo ai 20 anni della Cattolica si concentra in prevalenza sulla ricerca sui padri della Chiesa. In particolare nel primo decennio 22 titoli riguardano specificamente la ricerca sui padri della Chiesa e solo 3 esulano per affrontare temi di rilevanza quali Edith Stein e gli ebrei, Chiesa Cattolica e Consiglio Ecumenico delle Chiese del 60. I 22 titoli patristici partono dalla Cristologia in Tertulliano 62, dissertazione per la tesi di laurea, fino alla Pasqua della nostra salvezza 71, passando per il papiro Chester Beatty III P46 e la tradizione in dieta di Ebrei 10.1 1965, l'omelia in Sanctum Pasca dello pseudo Ippolito di Roma, 67, la tematica di Dio nei padri, 68, questione meditoniane, 70, comprendendo le voci per l'enciclopedia delle religioni di Vallecchi, Atanasio, 70, Cipriano, 70, Clemente Alessandrino, 70, Eusebio di Cesarea, 70, cui si aggiungeranno Ireneo, 71, Ippolito di Roma, 71, Ignazio di Antiochia, 71, Melitone, 72, Tertulliano, 74. Gli anni 70 vedono un persistere di tematiche patristiche, ma anche un allargarsi dell'interesse a campi più vasti e a lavori sulla stampa quotidiana. Tra i primi 18 titoli si va dalla repressione politica alla tolleranza religiosa e rescritti imperiali sui cristiani, 72, a Cristo immagine di Dio, le tradizioni patristiche su Colossesi 1.15-1980, attraverso aspetti e problemi della moderna storia dei dogmi, il pensiero cristiano delle origini, 72, etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, 77, Sant'Ambrogio di fronte ai grandi dibattiti teologici del suo secolo, 77, il mistero pasquale in Ambrogio ed in Agostino, 79, la concezione teologica della Pasqua in Sant'Ambrogio, 79. Tra i 20 lavori di altro argomento, laicità e storia, 79, dopo il 68, ovvero nostalgia del totalmente altro, 78, laicità nella Chiesa, 77, cristianesimo e valori terreni, sessualità, politica e culture, 77, dibattito sull'università cattolica e la funzione critica e spirituale, 74, aggiornamenti delle note nella bibliografia dell'opera di Giuseppe Lazzati, 72, Gesù e la rivoluzione, 72, Vangelo e impegno politico, 72, lo Stato nel Nuovo Testamento, l'interpretazione di Dibelius, Kalman e Schlier, 72. A questi si aggiungono alcuni titoli su quotidiani e settimanali, Aborto e persona, l'Osservatore Romano 77, Non basta dire no, l'aborto, un nuovo impegno per i cristiani, Famiglia Cristiana 77, Lettera aperta al Vescovo tradizionalista Monsignor Lefebvre, Corriere della Sera 76, La sessualità umana, altra natura e storia, l'apporto di Sant'Agostino, Osservatore Romano 76. La collaborazione con la stampa ebdomadaria ed in particolare con l'Osservatore Romano continua, al di là del periodo della Cattolica, generando un ulteriore gruppo di circa 20 interventi giornalistici su tematiche di argomento religioso, morale e religioso. L'interesse per la patristica nasce con il dottorato a Friburgo e poi soprattutto l'ambito della docenza. Io ho insegnato storia delle origini cristiane, che è la disciplina che permette di occuparsi del Nuovo Testamento e dei padri della Chiesa. Benedico sempre quella mia scelta iniziale, che era dovuta ad un fatto contingente. A Friburgo mi stimavo un professore che insegnava questa materia e quindi, volendo lavorare con lui, ho scelto questo settore. È stata una benedizione, perché credo che una familiarità con i padri della Chiesa è la via più sicura per accedere alla Bibbia, alla rivelazione, direttamente ai contenuti veri, profondi, immortali della Bibbia. L'abbandono dell'insegnamento universitario corrisponde alla scelta di dedicarsi completamente alla parola comunicazione e alla possibilità che gli viene offerta di esercitare tale ufficio al più alto livello, quale predicatore della Casa Pontificia. Il titolo e l'ufficio di predicatore apostolico risalgono a Paolo IV,
Fino a quel tempo i procuratori generali dei quattro ordini mendicanti, domenicani, francescani, agostiniani e carmelitani, predicavano a turno nelle domeniche dell'Avvento e della Quaresima. Da Paolo IV in poi i predicatori apostolici furono stabili, scelti tra diversi ordini religiosi. Ai tempi di Paolo V il Magister Concionatorum, come fu soprannominato Fra Girolamo da Narni, cappuccino, per la sua eloquenza e per la profondità della sua dottrina, inizia una tradizione che porterà i cappuccini a detenere il privilegio di questo ufficio. Il ricco contenuto biblico e patristico delle sue prediche aveva necessità di una buona quantità di testi, che la povertà del suo ordine non gli consentiva di possedere. Come scrive il confratello Fra Ludovico da Norcia a un bibliofilo perugino del tempo, il padre Fra Girolamo da Narni, nel presente ministerio che egli esercita del predicare al Papa, quantunque stia in Roma, essendo noi altri in ogni luogo poveri, patisce penuria di libri. Laonde, ieri appunto ebbi in una lettera nella quale sua paternità mi fa intendere questo suo bisogno e soggiugne come, avendo la Signoria vostra buon numero di libri in Roma riposti, io dovetti pregarla di voler adempiere tale suo difetto. Papa Benedetto XIV, con il breve Inclitum Fratrum Minorum del 1743, riservò questa carica esclusivamente all'ordine dei frati minori cappuccini. Il gruppo di volumi che raccoglie e rielabora la predicazione tenuta da padre Raniero alla Casa Pontificia è cospicuo. Trattano di Cristologia, Gesù Cristo, il Santo di Dio, 90, i misteri di Cristo nella vita della Chiesa, 92, e include e rielabora volumi apparsi autonomamente dedicati ai misteri del Natale, abbiamo visto la sua gloria, 82, del Battesimo, lo Spirito Santo nella vita di Gesù, 82, della predicazione della parola, ci ha parlato nel Figlio, 84, della cena del Signore, l'Eucaristia nostra, la santificazione, 83, della Pasqua, il mistero pasquale, 85, il mistero della trasfigurazione, 99, il potere della croce, 99, Pasqua, 2005. Vi è pure un gruppo di opere dedicate alla liturgia domenicale, la parola e la vita, 77, gioia mia, Cristo è risorto, 88, gettate le reti, 2001. Anche da predicatore apostolico, padre Raniero ha continuato a coltivare la dimensione speculativa della teologia, con due lavori pubblicati sulla rassegna di teologia, La fede in Gesù Cristo unico salvatore nel contesto del dialogo interreligioso odierno del 94 e Utriusque Spiritus, l'attuale dibattito teologico sullo Spirito Santo alla luce del Veni Creator del 1997. Ma era la penuria di libri, insieme ad una certa diffidenza nei confronti del mondo degli studi, che San Francesco stesso, non sprovvisto di cultura, raccomandava ai suoi fratelli. Egli proibì ai suoi frati l'uso privato dei libri. Sono ben note le sue parole al novizio, riportate nella raccolta geografica nota come Compilatio Assisiensis: quando hai avuto un salterio, allora vorrai un breviario. Dopoché tu abbia avuto un breviario, ti siederai sulla tua sedia come un grande prelato e dirai al tuo fratello: portami il mio breviario. Esse tratteggiano in maniera particolarmente efficace la evoluzione psicologica di significato pregnante, specie all'interno della vita universitaria, che trasforma tra orgoglio e consapevolezza l'allievo in maestro e il maestro in barone. Gli scritti di padre Raniero hanno dato grande spazio alle tematiche che riguardano la spiritualità francescana, come Dalla croce la perfetta Letizia, 2001, con Carlo Maria Martini, ma anche Francesco profeta per noi, ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, 82, lo stesso Altissimo mi rivelò e con Francesco, Signore che vuoi che io faccia, 87, omilia del Jubileo Francescano Habita, 2000, profezie e comunione, 2002. Di Francesco d'Assisi, il predicatore, ci dice Tommaso di Spalato, che l'udì a Bologna nel giorno dell'assunta del 1222.
e riferisce che il suo modo di predicare non seguiva l'ordine tenuto dagli altri predicatori, ma somigliava piuttosto a una ringa di un concionator, cioè di un oratore politico. Nello stesso anno, nel giorno dell'Assunzione della Madre di Dio, essendo io a Bologna come studente, vidi San Francesco predicare in piazza davanti al Palazzo del Comune, dove si era riunita quasi tutta la popolazione. L'esordio della sua predica fu «Gli angeli, gli uomini, i demoni». Infatti parlò di questi tre spiriti razionali così bene e con tale chiarezza che molti dottili presenti si stupirono molto, chiedendosi come un uomo senza cultura potesse tenere un così bel sermone. Il suo stile però non era di predicatore, ma quasi di oratore politico. Tutto il suo discorso tendeva a spegnere le inimicizie e a rinnovare i patti di pace. Il suo abito era sordido, l'aspetto spregevole e la faccia brutta, ma Dio diede tanta efficacia alle sue parole che molte consorterie di nobili, tra le quali un barbaro furore causato da antiche inimicizie aveva infuriato, versando molto sangue, furono indotte a fare pace. La venerazione e la devozione della gente per lui era tanta che uomini e donne in massa gli si gettavano addosso, beati se potevano toccare il lembo del suo saio o strappare un pezzo di quei suoi miserabili panni. Negli scritti di padre Raniero, costante l'attenzione al dialogo con la contemporaneità della cultura laica in vista dell'esistenza impegnata del cristiano. Ne sono documenti volumi più antichi e scientifici come Il cristianesimo e le filosofie 71, Cristianesimo e valori terreni 76, Laicità nella Chiesa 77, sino ai più recenti divulgativi come Caro Padre, Lettere e testimonianze di vita 2003, mentre è un itinerario contemporaneo alla ricerca di Dio La salita sul Monte Sinai 94. Tra i lavori di padre Raniero troviamo anche scritti dedicati a tematiche antropologiche ed ecclesiologiche. La vita in Cristo, 97, commento alla lettera ai Romani, rielaborazione di La vita nella Signoria di Cristo, 86, Sorella Morte, 2001, Amare la Chiesa, 2003, commento alla lettera agli Efesini. Il dialogo con la contemporaneità si amplifica e valorizza attraverso lo strumento mediatico televisivo. Ogni sabato tiene su Rai 1 la rubrica Sua immagine, le ragioni della speranza, che registra altissimi indici di ascolto e di gradimento. È dal 1995 che con due intervalli di un anno ho esercitato questo ministero, ma già prima avevo predicato in televisione per periodi più brevi. Si tratta di un ministero assolutamente unico. Io direi che se dovessi rinunciare, come presto o tardi arriverà, ad alcuni dei miei tanti impegni, questo dovrebbe essere l'ultimo ad abbandonare. Il motivo è che con esso si arriva a moltissime persone a cui non si arriva con altri mezzi di pastorale, i lontani. Un annuncio che raggiunge milioni di persone e forse nel corso dell'anno molte ancora di più, e oggi con la diradazione della frequenza alla Chiesa un fatto straordinario. Non è questo un rilievo che si fa in astratto. Ho visto in questi anni qual è la risposta dalle lettere, dalle email, dagli incontri personali che faccio nelle strade. E ho visto anche che questa presa è dovuta alla forza intrinseca della parola di Dio. Non ricordano il personaggio come avviene per gli altri spettacoli, ricordano il contenuto, la parola che ha cambiato la loro vita. Ho la prova che anche molti non credenti seguono il programma. Ce n'è uno in particolare, un direttore di scuola, che mi scrive dopo quasi ogni trasmissione, non è d'accordo pressoché su nulla, però vede la trasmissione e non ne perde una. Credo che questo sia un segno straordinario. Il significato della presenza dei cappuccini nei mass media e nella cultura popolare è evidenziato da padre Raniero nei termini seguenti. Quanto a che cosa può significare una presenza cappuccina nel mondo della comunicazione sociale, abbiamo l'esperienza del padre Mariano, oltre me, e oltre me vi sono anche tanti altri casi. Questo sta ad indicare che la figura del cappuccino ha una presa straordinaria sulla gente, per l'abito, per il modo in cui si presenta, per la storia che abbiamo alle spalle, per una vicinanza al popolo che Manzoni ha messo in letteratura e tuttavia sappiamo essere non solo letteratura ma storia.
Quindi credo che la figura del cappuccino goda una particolare simpatia, una particolare corrispondenza con l'animo popolare, specialmente in Italia. L'abito certamente è un fattore non trascurabile di questa alleanza tra il cappuccino e il popolo, perché ricorda Francesco. E la nostra forza non viene da noi, viene da Francesco. Direi che se dovessimo fare una percentuale in profondità della popolarità di cui godono i francescani oggi, l'80 o il 90% andrebbe a San Francesco. La storia della predicazione è solo un aspetto della vita movimentata della Chiesa, Schneier, da Cristo ai nostri giorni. E va certamente riconosciuto il suo ruolo eccezionalmente importante per la formazione della cultura e delle lingue nazionali dei popoli europei. E gli approfondimenti nel campo della lingua e dello stile non mancano, permettendo di distinguere i caratteri e gli stilemi per le varie epoche. Tuttavia, ogni singolo sermone, testimone di una particolare tradizione, riflette e fa riferimento ad un contesto, vale a dire alla cultura e alla società a cui appartiene, e testimonia il grado di diffusione del sapere e del livello culturale dei suoi membri, del suo autore, dei suoi destinatari, attraverso i mezzi di comunicazione loro propri. La componente contesto costituisce un elemento essenziale della comunicazione, ciò in quanto la valenza comunicativa del messaggio si forma quando lo stesso interagisca in un ambito di significati condivisi, ma non necessariamente non conflittuali. Il quinto degli assiomi della scuola di Palo Alto fonda le procedure di comunicazione interumana sulla dualità, complementarità e simmetria, a seconda che le relazioni tra soggetti siano basate su differenza o parità. Una relazione simmetrica implica un gioco tra uguali sotto il profilo della comunicazione. Il messaggio emesso dal mittente viene ricevuto dal destinatario, che controreagisce rispetto al mittente ed altri destinatari mittenti, creando una rete di interazioni in un contesto istituzionale e mediatico in varia misura reattivo. In questo caso la possibilità di far valere tutte le istanze rilevanti è, o dovrebbe essere, molto grande, ma ciò non garantisce necessariamente l'efficienza della comunicazione. Al contrario, la comunicazione complementare, altrove detta postale o telegrafica, è una relazione di tipo mittente-ricevente senza controreazione apprezzabile, e dunque di potere inuguale come quella che si instaura tra padre e figlio, capo dipendente, leader seguace. Questo tipo di comunicazione è molto più efficiente in alcune situazioni, per esempio rispetto all'esecuzione di un ordine, senza ritardo, piuttosto che proporre un dibattito, forse di maggiore interesse, ma molto probabilmente di lunghezza fatale rispetto alla situazione in evoluzione. Anche nell'attività di predicazione mi pare si possa riscontrare lungo la sua storia secolare una lenta e costante transizione dai due regimi, da comunicazione complementare verso la comunicazione simmetrica. Quando si pensa all'attività di predicazione di una delle ultime donne cui fu permesso di predicare in pubblico, Hildegarda di Bingen, uno dei grandi personaggi del Medioevo europeo, appare immediato l'approccio comunicativo complementare e forse non poteva essere diversamente, anche se una forma di debolissima ho saltato una riga, credo, da qualche parte, mi ripeto, ma sto finendo l'ultima pagina. Quando si pensi all'attività di predicazione di una delle ultime donne cui fu permesso di predicare in pubblico, Hildegarda di Bingen, uno dei grandi personaggi del Medioevo europeo, appare immediato l'approccio comunicativo complementare e forse non poteva essere diversamente, anche se una forma di debolissima interazione si può sospettare nel momento in cui i canonici del capitolo della cattedrale dove ha tenuto la predica, per esempio Trier, ne richiede il testo scritto per poterlo studiare. Pur nella sua amplissima conoscenza della cultura e della scienza del XII secolo, che lei stessa contribuisce a costruire con varie opere in diversi campi, fisica, medicina e musica, il suo atteggiamento comunicativo è di tipo profetico, vale a dire complementare, atteggiamento riconosciuto anche nell'epitodo di Sibilla del Reno. Lo stesso Padre Eterno le aveva detto in visione di non commentare ciò che vede, ma semplicemente di dire ciò che vede.
Permettere alle monache di indossare gioielli durante la preghiera comune, critica che le veniva rivolta dai suoi contemporanei, come strumento di affermazione e conferma della superiorità del loro stato verginale, costituisce, diremo oggi, una illuminata strategia comunicativa che, fortificando il senso di appartenenza, permette di affrontare e superare la durezza del contesto quotidiano, ma anche sostenere casi eccezionali, come l'interdetto papale sul suo monastero, senza che tale situazione riuscisse a scalfire il voto di obbedienza delle consorelle, che avrebbe portato alla dissoluzione del monastero stesso. Da qui inizia, con l'evoluzione della società, un iter secolare che lentamente ma progressivamente sposta il modello comunicativo della predica dal modello complementare a quello simmetrico, complice l'emergere di un atteggiamento mentale più nuovo, cui non è estraneo il contributo dei media, vale a dire l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Devo dire che mi sono convertito all'ecumenismo tardi. Perché i nostri studi teologici di un tempo certamente non ci aiutavano in questo senso. Però una certa esperienza che mi ha portato poi a lasciare l'insegnamento e a darmi alla predicazione mi ha condotto anche all'amicizia con i fratelli di altre confessioni cristiane. Per circa 13 anni sono stato membro della delegazione cattolica per il dialogo con le chiese pentecostali. E qui ho iniziato una serie di rapporti che hanno creato un'amicizia profonda a livello, potrei dire, mondiale. Difatti sono stato invitato a predicare un ritiro a 60 pastori luterani in Svezia, a una comunità anglicana di Londra. Alcuni miei libri sono stati pubblicati da case editrici protestanti, come La vita in Cristo in Danimarca e in Sudafrica. Credo che ci siano due tipi di ecumenismo. C'è un ecumenismo dottrinale, quello che si svolge intorno a dei tavoli con delegazioni e documenti, che è necessarissimo, indispensabile, ma ha un suo ritmo ed è forse quello che soffre nel momento presente la stasi maggiore. C'è poi un altro ecumenismo a livello capillare, popolare, che dipende molto dai rapporti interpersonali. Questo io credo che non ha subito un grande crollo. Forse le due cose devono andare insieme, ma, come più volte è stato detto, sarà la carità che porterà la verità e non viceversa, perché le discussioni portano sempre a dividersi. In conclusione, concludo, mezza pagina solo ancora, in conclusione vorrei citare i contributi di Padre Raniero sui consigli evangelici di vita. Verginità, 1996, povertà 96, obbedienza 86, sul mistero della Madre di Dio che è considerato in Maria uno specchio per la Chiesa 97, su quelli d'argomento pneumatologico, il mistero della Pentecoste 98, il canto dello Spirito 97, che è un commento all'inno Veni Creato Spiritus. Le meditazioni su Dio Padre sono raccolte in un inno di silenzio 99 e infine sul mistero trinitario in Contemplando la Trinità 2002. Se il passato, anche remoto, resta e lascia monumenti a disposizione dell'umanità intera, vorrei salutare questo gentile uditorio e paziente con due versi tratti dalla sequenza O Igni Spiritus di Hildegarda, che mi paiono di estrema modernità, per l'idea di verdezza, di derivazione certamente visionaria, ma anche antesignanamente moderna. De te nubes fluunt, ether volat, lapides humorem abent, aquae rivolus educunt et terra viriditatem sudat. Per te scorrono le nubi, vola l'etere, le pietre stillano umori, le acque fluiscono in rivoli e la terra trasuda verdezza. Grazie. Grazie al professor Maurizio Ciaschini per questa dotta e molto, molto articolata e complessa laudatio.
Darei ora la parola alla professoressa Paola Magnarelli, ordinaria della Facoltà di Scienze della Comunicazione e direttrice del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, che darà lettura della motivazione con la quale il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 15 aprile 2008, ha deliberato unanimemente di attribuire la laurea honoris causa al padre Raniero Cantalamessa. Grazie. Nella seduta del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 15 aprile 2008, il preside, professor Maurizio Ciaschini, propone di conferire a Vinicio Cantalamessa la laurea honoris causa in comunicazione multimediale. Questa è la motivazione. Vinicio Cantalamessa, padre Raniero dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nato a Colli del Tronto, si è laureato in teologia a Friburgo e in lettere classiche all'Università Cattolica di Milano. Già professore ordinario di storia delle origini cristiane e direttore del Dipartimento di Scienze Religiose della stessa università, dal 1978 è predicatore della Casa Pontificia. Tra i più recenti riconoscimenti si annovera il premio marchigiano dell'anno 21esima edizione in Campidoglio, 16 giugno 2006, e la laurea honoris causa in giurisprudenza dell'Università Cattolica Notre Dame, Indiana, USA, conferita il 20 maggio 2007. Membro della Commissione Teologica Internazionale, ha pubblicato un numero rilevante di libri, articoli ed interventi che sono stati tradotti in molte lingue straniere. Dal 1994 cura per Rai 1 ogni sabato una rubrica religiosa a sua immagine. Ha tenuto corsi, seminari in prestigiosi centri culturali e università di tutto il mondo. La sua attività di comunicatore su temi religiosi, etici, sociali è ampia e stimata. Di lui si apprezzano la vasta scienza e la straordinaria capacità nella comunicazione in uno stile pacato, rispettoso e coinvolgente che gli è stato ripetutamente riconosciuto da uomini di cultura appartenenti ad altre fedi religiose e da non credenti. Il Consiglio approva all'unanimità e propone per la laudatio il professor Ciaschini, che onorato accetta l'incarico. Un attimo solo, che sennò ci prendiamo addosso tutto. Se arriva qualcuno, 1, 2, 3, vediamo se c'è la magia, perfetto, arriva. Possiamo spostare. Grazie. Allora, innanzitutto chiedo al candidato se può avanzare e raggiungersi al tavolo. Siamo al momento della proclamazione del laureato. Lasciatemi dire che ovviamente è l'ultima, una delle ultime che faccio personalmente, e la faccio con grande commozione. E do lettura della formula di rito. Per i poteri che mi sono conferiti dalla legge, dallo statuto di autonomia, io, professor Roberto Sani, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 15 aprile 2008, vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca del 9 dicembre 2009, conferisco a padre Vinicio Raniero Cantalamessa, nato a Colli del Trento, Ascoli Piceno, il 22 luglio 1934, la laurea honoris causa in comunicazione multimediale. E questo diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge oggi a Macerata il 26 aprile 2010, insieme al diploma di laurea agli auguri più cari.
tentabili fotografi. Abbiamo fatto le fotografie perché i fotografi chiudono il pubblico, non vede nessuno niente, li vedremo in fotografia, capito com'è? Allora, insieme al diploma, ci sono due omaggi che l'Università di Macerata conferisce a tutti i laureati honoris causa. Il primo è il sigillo dell'Università, come ricordo, che ci è particolarmente caro dare ai nostri laureati honoris causa. Il secondo, oggi Padre Daniele è un po' imbarazzante e penso potrà capire perché, mi ha detto dai la cravatta al nuovo neolaureato, ma a occhio mi sembra, però padre, siccome c'è innanzitutto l'autorizzo a usarla quando è in borghese, diciamo, quando non indossa l'abito, ma poi basta che quando, però quando viene qui, e noi confidiamo che verrà anche per seminari, per altre iniziative, magari se la porta anche senza indossarla, basta che la fa vedere come come il documento d'identità e noi la riconosciamo, davvero. Con questa proclamazione il padre Vinicio Raniero Cantalamessa entra a far parte del corpo accademico dell'Università degli Studi di Macerata e in tale veste lo invita a pronunciare la lezione dottorale sul tema, in principio era la documentazione, ma prima della... Che ho detto? Ho detto qualcos'altro? Ci può stare però, dai, facciamo uno sforzo. Vede che l'emozione non è solo sua, ma è anche del rettore, che normalmente non si emoziona. Prima ancora però, se siamo tutti in piedi per il Gaudeamus, in onore appunto del padre Raniero Cantalamessa. Chiedo scusa al coro, ma ho sbagliato io prima. Beate. Thank you.
Dovrei cominciare con un aneddoto anche per sollevare un poco la stanchezza dell'ascolto. Quando feci la mia prima predica del Venerdì Santo in San Pietro nel 1980, appena iniziato a parlare mi resi conto che dovevo parlare molto lentamente perché c'era un eco nella basilica. Parlando lentamente durai 10 minuti più del previsto. E siccome quel giorno il Papa ha un programma molto intenso, deve presiedere la Via Crucis al Colosseo, tra l'altro, l'uomo, il vescovo incaricato degli orari del Papa, era comprensibilmente preoccupato e ogni tanto guardava l'orologio. Io non lo vedevo perché era di fianco a me. Però il giorno dopo questo vescovo raccontò cosa era successo dopo la liturgia. Dopo la liturgia il Papa lo chiamò e sorridendo gli disse: quando un uomo di Dio ci parla, non dovremmo guardare l'orologio? Ora io non oso chiedere a voi di invitare il Papa su questo punto, non oso perché capisco che c'è un limite anche alla capacità di ascolto, però penso che mio dovere anche esprimermi in una circostanza come questa. E l'espressione è soprattutto ringraziamento. Ringrazio di cuore il magnifico rettore, il professor Roberto Sani, e in lui l'intera Università di Macerata per il riconoscimento oggi conferitomi. Ringrazio il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il professor Maurizio Ciaschini, e attraverso di lui tutto il corpo docente della Facoltà. Saluto poi gli ospiti che mi onorano della loro presenza, Sua Eccellenza il Vescovo Claudio Giulio Dori, che prima di diventare Vescovo di Macerata era il mio diretto superiore come responsabile nella CEI dei mezzi di comunicazione sociale. E ringrazio anche il Vescovo di Macerata che ha voluto onorarmi della sua presenza, la troupe della RAI, Laura Misiti che è responsabile delle rubriche religiose, i registi Barbara Borgiotti e Andrea Schneider che vedete in giro con le macchine, con i quali ho lavorato più a lungo, e il mio cameraman preferito, di cui conosco solo il nome perché ci chiamiamo così familiarmente per nome, Luca. E saluto anche i miei parenti, Giovanna, mia sorella, il nipote Giuseppe, la moglie Lucia, i confratelli Cappuccini, della Curia Generale e delle Marche, e gli amici tutti intervenuti, in particolare anche i rappresentanti della stampa. L'inatteso, anche se da tempo annunciato riconoscimento, mi è tanto più gradito in quanto attiene un campo che da anni costituisce lo scopo e il centro della mia attività, la comunicazione multimediale, nel campo religioso, stampa, radio, televisione, internet e soprattutto la comunicazione diretta, orale, della predicazione. Rende ancora più gradito il riconoscimento il fatto che mi viene dalla mia regione di origine, alla quale sono rimasto sempre, almeno spiritualmente, legato. Quando qualcuno mi chiede di che parte d'Italia sono, io rispondo spesso, non per merito mio, ma sono marchigiano. Si sa che i romani la pensano diversamente e dicono, meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. Non sanno che questo all'origine era un complimento per i marchigiani e un'offesa per i romani. I papi non si fidavano dei romani e affidavano ai marchigiani la riscossione delle tasse, sapendoli onesti e incorruttibili. E si sa che avere un esattore delle tasse alla porta non fa piacere a nessuno. Uno dei dati positivi di questo evento è che mi ha dato l'occasione per svolgere una riflessione approfondita sulla comunicazione in sé e nel mondo d'oggi, che non avevo avuto l'occasione di fare prima, almeno in modo riflesso. Per vostro sollievo dico che subito che non leggerò tutto ciò che ho scritto nel testo stampato. Alcune parti, anzi, le ho aggiunte all'ultimo momento e si potranno leggere soltanto sul sito internet o nel volumetto che, mi dice il rettore, verrà pubblicato di questa cerimonia. E probabilmente vi risparmierò anche parte di questa parte ridotta.
Vengo dunque alla mia lezione, non so se sarà proprio magistralis, ma so che corrisponde al mio pensiero. Vorrei cercare di mettere in evidenza qual è, nella prospettiva biblica e cristiana, dunque mi colloco subito in un ambito di fede, qual è il fondamento ultimo, o ciò che è lo stesso, il paradigma originario di ogni comunicazione, e la luce che questo paradigma può gettare su alcuni problemi cruciali della comunicazione umana, sia laica che religiosa. È noto il monologo del Faust di Goethe a proposito dell'inizio del quarto Vangelo. In principio era la parola. Non posso, dice Faust in un soliloquio, non posso dare alla parola, das Wort, un valore così alto. Forse devo intendere allora il senso, in principio era il senso, der Sinn. Ma può il senso essere ciò che tutto opera e crea? Si dovrà allora forse dire in principio era la forza, die Kraft, ma no. Un'improvvisa illuminazione mi suggerisce la risposta. In principio era l'azione, die Tat. Manca in tutte queste interpretazioni goethiane l'elemento essenziale del logos giovanneo. Né il senso, né la forza, né l'azione dicono per sé relazione ad altro. Non implicano nessun elemento dialogico. Mentre questo è proprio il significato del termine logos. Parola rivolta a qualcuno. Ragione e senso delle cose, ma in quanto manifestato. I primi traduttori della Bibbia latini, per esempio Tertulliano, traducevano il termine logos di Giovanni con un endiadi, ratio et sermo, ragione e parola. Se dunque si vuol fare una parafrasi della frase giovannea, essa non è in principio era l'azione, ma in principio era la comunicazione. Questo si realizza nell'ambito trinitario, dunque alla radice ultima dell'essere del reale. La seconda persona della Trinità è chiamato Logos, verbo, parola, perché è la comunicazione che il Padre fa di tutto se stesso al Figlio, nell'amore che è lo Spirito Santo, e di rimando la comunicazione che il Figlio fa di tutto se stesso al Padre, nell'amore che è lo Spirito Santo. Da Sant'Agostino in poi le tre persone divine sono definite come relazioni sussistenti. Spiego perché la cosa è un concetto, sembra difficile, ma non lo è. Io sono convinto che non c'è verità così difficile e profonda che con il linguaggio adatto non si possa portare alla comprensione di qualsiasi essere ragionevole. Dunque, noi creature umane abbiamo delle relazioni. Dio non ha relazioni. È relazione. Un padre non si esaurisce nella relazione che ha col figlio, un professore nella relazione che ha con lo studente, l'uno e l'altro esistono prima e indipendentemente da queste relazioni. Non così Dio. Il padre non è nient'altro che padre, il figlio nient'altro che figlio, e questo significa essere relazione sussistente. Non si finisce mai di esplorare la profondità di questa definizione e la sua rilevanza nel contesto attuale delle scienze della comunicazione. Essa significa che la comunicazione non è una prerogativa o un'attività accidentale secondaria, ma è intrinseca all'essere umano. L'uomo è creato a immagine di un Dio che è comunicazione. In ogni autentica comunicazione si può scorgere un riflesso della Trinità, perché in essa c'è uno che comunica, uno a cui si comunica e la comunicazione stessa. Come in Dio c'è il Padre che ama, il Figlio che è amato e lo Spirito Santo che è l'amore. La definizione moderna di persona a partire da Hegel si è riavvicinata a questo significato biblico, insistendo sul carattere relazionale, il rapportarsi all'altro della persona, il suo essere un io di fronte a un tu.
con tutta l'importanza che ne deriva per il tema del dialogo sviluppato per esempio da Martin Buber nel suo Il principio dialogico. Essere se stesso, ma attraverso il dono all'altro in cui ci si ritrova, è oggi il concetto corrente di persona. Questa visione così alta della comunicazione è possibile solo là dove Dio è concepito come amore assoluto, non come potenza assoluta o legge cosmica assoluta. La potenza e la legge si possono esercitare individualmente, da soli. L'amore no. Bisogna essere almeno in due per amare, vero? Altrimenti si ama se stessi. Il Dio cristiano è comunicazione perché è amore. E io credo che le scienze della comunicazione possano trovare qui una base formidabile di discussione, almeno se non di fede. E quello che avviene nella vita intima di Dio trova un primo riflesso nella storia della salvezza, la rivelazione biblica, cioè la Bibbia. È anch'essa una comunicazione, un dialogo. Dio parla all'uomo, ma anche l'uomo parla a Dio nella Bibbia. E basta rileggere il libro di Giobbe, dei Salmi, per rendersi conto di quanto questo dialogo tra Dio e l'uomo sia serrato e a volte addirittura tempestoso. Secondo punto, la comunicazione è una strada per l'inferno o per il paradiso? Quale considerazione ci suggerisce il modello divino al riguardo della comunicazione umana? La prima riguarda il movente. Perché comunicare e non, per esempio, tacere? Il movente unico della comunicazione, sia ad intra che a destra, cioè sia nella Trinità che nella storia, è l'amore. Dio si comunica perché è il bene e il bene è comunicativo. Gli scolastici dicevano diffusivum sursui, cioè tende a diffondersi e effondersi. Nell'era della comunicazione di massa, che ha dilagato quasi all'infinito, in bene e in male, l'uso della parola, dobbiamo porci la domanda: noi esseri umani ci serviamo della parola scritta o pronunciata per comunicare vita, verità, o al contrario per diffondere la morte e falsificare la verità? Nell'introduzione al suo famoso dizionario delle opere e dei personaggi, Valentino Bompiani racconta questo episodio. Nel luglio del 1938 si tenne a Berlino il congresso internazionale degli editori, a cui partecipò anche lui, Bompiani. La guerra era già nell'aria e il governo nazista si mostrava maestro nel manipolare le parole a fine di propaganda. Il penultimo giorno Goebbels, ministro della propaganda nazista, invitò i congressisti nell'aula del Parlamento. Ai delegati dei vari paesi fu chiesta una parola di saluto. Venne il turno di un editore svedese. Questi salì sul podio e con voce grave pronunciò queste parole: Signore Dio, devo fare un discorso in tedesco. Non ho un vocabolario né una grammatica e sono un povero uomo sperduto nel genere dei nomi. Non so se l'amicizia è femminile, per esempio, e se l'odio è maschile, se l'amore, la lealtà, la pace sono neutri. Allora, Signore Dio, riprenditi le parole e lasciaci la nostra umanità. Forse riusciremo a comprenderci e a salvarci. Ci fu un applauso scrosciante mentre Goebbels, che aveva capito l'allusione, usciva dalla sala. È terribile arrivare a dover chiedere a Dio di riprendersi la parola perché con essa ci facciamo ormai più spesso del male. Nel suo dramma Porte chiuse, Huis Clos, Sartre ci ha dato un'immagine crudele di quello che può diventare la comunicazione umana quando manca l'amore. Tre persone, un uomo e due donne, vengono introdotte a brevi intervalli in una stanza. Non ci sono finestre, la luce è al massimo e non c'è la possibilità di spegnerla.
fa un caldo soffocante e non c'è nulla all'infuori di un canapè per ciascuno. La porta naturalmente è chiusa, il campanello c'è ma non dà suono. Chi sono? Sono tre morti e il luogo dove si trovano è l'inferno. Non vi sono specchi e ognuno di loro non può vedersi che attraverso le parole e l'anima dell'altro, che gli rimanda l'immagine più brutta di sé senza misericordia, accrescendone anzi volutamente l'orrore con il proprio sarcasmo. Quando, dopo un po', le loro anime sono diventate nude l'una all'altra e le colpe di cui ci si vergogna di più sono venute a galla, una ad una, sfruttate dagli altri senza pietà, uno dei personaggi dice agli altri due: ricordate lo zolfo, le fiamme, la graticola? Tutte sciocchezze. Non c'è nessun bisogno di graticole. L'inferno sono gli altri. Quando la parola proviene da odio anziché da amore, può trasformare la vita in un inferno. E ahimè, ci sono mura domestiche che somigliano alla stanza di porte chiuse di Sartre. Diciamo forse meglio, rispecchia una parte della vita, quella che il pessimismo esistenzialista dell'autore poteva vedere. I dialoghi delle Carmelitane di Bernanot, l'annuncio fatto a Maria di Claudel, per rimanere nell'ambito della letteratura francese più o meno contemporanea a Sartre, ci mostrano un uso e un esito ben diverso della parola. La comunicazione può diventare una strada che conduce all'inferno, ma per se stessa è l'unica strada che ci permette di rientrare nel paradiso perduto. E cerco di spiegare in che senso. Forse ho bisogno di un bicchiere d'acqua nel frattempo. Tutti vogliamo l'unità. Grazie. Tutti vogliamo l'unità. Adesso vi chiedo di seguire un ragionamento che può sembrare un po' profondo, ma credo che sia per tutti noi esistenzialmente tanto rilevante. Tutti vogliamo l'unità. Dopo la parola felicità, non ce n'è un'altra che risponda a un bisogno altrettanto impellente del cuore umano come la parola unità. Noi siamo esseri finiti, capaci di infinito. Questa è la definizione che si dà in filosofia dell'uomo. E questo vuol dire che siamo creature limitate che aspiriamo a superare il nostro limite per essere in qualche modo tutto. Non ci rassegniamo a essere solo quello che siamo, è qualcosa che fa parte della stessa natura umana. Chi non ricorda, io lo ricordo, qualche slancio giovanile quando si percepiva più acutamente questo senso di solitudine nel mondo, bisogno di unità, e si voleva magari essere, che tutto l'universo fosse un punto solo e essere noi in quel punto con tutti gli altri. In questa luce, che non è più solo morale ma metafisica, si può rileggere l'affermazione di Sartre: l'inferno sono gli altri. Gli altri, i diversi da me, per esempio voi che mi state davanti, sono quello che io non sono. E non tanto perché hanno qualcosa che io non ho, quanto perché sono qualcosa che io non sono. Semplicemente perché esistono. Con il loro semplice esistere, gli altri mi ricordano il mio limite, che io non sono il tutto. Essere un individuo particolare, distinto e diverso da tutti, significa infatti essere quello che si è e non essere tutto il resto. Essere se stessi comporta la terribile conseguenza di non essere altro che se stessi, cioè un piccolissimo istmo di terraferma o addirittura una minuscola isoletta circondata da tutte le parti dal grande mare del mio non essere. Gli altri allora sono voragini di
di nulla, di non essere, che mi si aprono minacciosamente intorno. Da qui a dire che gli altri sono il mio inferno, in una visione atea, non c'è che un passo. E quindi si può anche dar ragione a Sartre. Di qui l'importanza della comunicazione. Quando nasce da amore e da ricerca della verità, essa è l'unico modo possibile per colmare quelle voragini che ci si aprono intorno. È un gettare ponti verso le altre isole e raggiungere alla fine di isola in isola la terraferma, l'assoluto, che è Dio. Il modello trinitario non giudica solo la comunicazione profana, ma anche in primo luogo quella sacra. Non basta annunciare Cristo, bisogna vedere perché lo si annuncia, se i motivi sono quelli che ci sono nella Trinità, l'amore, il desiderio dell'amore e della salvezza degli altri. Ma non è su questo che intendo soffermarmi, trattandosi di un argomento più adatto a un pubblico ecclesiastico che non accademico. Passo a un altro punto. Comunicazione di notizie e comunicazione di esistenza. Ho parlato fin qui del movente della comunicazione. Non meno importante è ciò che il modello trinitario ci dice a proposito del contenuto e dello stile della comunicazione. Vi sono due tipi fondamentali di comunicazione, una comunicazione di idee e una comunicazione di vita. In Dio il concetto di relazione è inseparabile da quello di generazione e il titolo di Logos da quello di figlio. Infatti, Gesù è Logos, ma anche figlio di Dio. Il padre non comunica al figlio soltanto il suo pensiero, ma tutto il suo essere e la sua natura. Anche nell'ambito umano c'è una comunicazione di idee e di pensiero che avviene nella comunicazione verbale e una comunicazione di esistenza che si realizza fisicamente nella generazione carnale e spiritualmente nella creazione artistica. O anche, vedremo, nell'annuncio del Vangelo. Nella sfera umana i due tipi di comunicazione sono distinti, o almeno non contemporanei. In Dio sono uniti e simultanei. La comunicazione di idee si rivolge principalmente alla mente, quella di esistenza al cuore. La mente rappresenta per noi la oggettività e il cuore la soggettività. Vi sono ambiti della comunicazione come la cronaca, i notiziari, quella che chiamiamo genericamente l'informazione, in cui deve prevalere l'obiettività. Non è il caso qui di lanciarmi in una critica sull'assenza, ahimè frequente, di questa obiettività nei media moderni, ma qualcosa è pur necessario dire. Nella situazione attuale, condizionata dalla corsa che arriva prima e batte la concorrenza, quello che i mezzi di informazione cercano spasmodicamente, eccetto non pochi lodevoli eccezioni facilmente riconoscibili, lo scoop è lo scoop, il colpo. Ai media in genere non interessa la verità quanto la novità. Io ho fatto una piccola esperienza personale di questo stato di cose in seguito al mio discorso in San Pietro il venerdì santo scorso e credo di essere debitore di una spiegazione all'università che mi ha conferito questo riconoscimento e all'opinione pubblica in genere. Non per giustificare me stesso, non ce ne sarebbe proprio bisogno, anche perché l'ha fatto già il rettore, magnifico. Ma perché l'incidente, a mio parere, è un caso esemplare che ci mostra in maniera che non si potrebbe fare altrimenti, ci mostra come funzionano i mezzi di comunicazione di massa e il prezzo che stiamo pagando per beneficiare di una informazione globale e in tempo reale, alla quale peraltro nessuno di noi intende rinunciare. Dico subito che comprendo la vivace reazione mondiale, non solo ma c'era tesa italiana, a quel discorso, almeno quella dettata da intenzioni serie e non faziose. Vorrei solo chiarire quali erano le mie intenzioni nel pronunciare le frasi incriminate dell'omelia e perché tali intenzioni si sono smarrite lungo il percorso
senz'altro anche per colpa mia. Approfittando del fatto che quest'anno la Pasqua ebraica cadeva nella stessa settimana della Pasqua cristiana, avevo deciso di far giungere agli ebrei un saluto da parte dei cristiani, proprio nel contesto del Venerdì Santo, che è stato sempre per loro occasione di sofferenza. Già in passato, del resto, nel 1998, avevo dedicato tutta la predica del Venerdì Santo davanti a Giovanni Paolo II a mettere in luce le radici dell'antisemitismo cristiano, unendomi alla richiesta di perdono lanciata dal Papa al mondo ebraico. La stampa anche ebraica diede ampio risaldo a quel discorso e da quel giorno in Israele c'è un albero piantato in mio onore, di cui ho anche il diploma. Quando mi è giunta la lettera dell'amico ebreo che paragonava l'uso dello stereotipo e il facile passaggio dalla responsabilità individuale a quella collettiva nei confronti della Chiesa a certi aspetti dell'antisemitismo, ho deciso, dietro il suo consenso, di citarla perché mi sembrava un gesto di grande nobiltà da parte di un ebreo esprimere in un momento come questo la sua solidarietà con il capo della Chiesa Cattolica. Un gesto che ritenevo avrebbe incoraggiato i cristiani a fare altrettanto in circostanze simili nei confronti del popolo ebraico. Né io né l'amico ebreo pensavamo minimamente, come ha fatto immediatamente la stampa e la televisione, all'antisemitismo della Shoah, ma all'antisemitismo come atteggiamento culturale, che è ben più antico e più diffuso della Shoah. L'antisemitismo, per esempio, dell'affare Dreyfus, o quello che consiste nel far ricadere su tutto il popolo ebraico, anche attuale, la responsabilità della morte di Cristo. Così inteso, il paragone non mi sembrava poi così assurdo come si è voluto far credere. Poche settimane prima, Ernesto Galli della Loggia, un giornalista laico, sulla prima pagina del Corriere della Sera aveva denunciato il diffondersi nella cultura moderna di un vero e proprio anticristianesimo, frutto, diceva, di un illuminismo da bar. Sono molti ormai a pensare che più che da amore e pietà per le vittime della pedofilia, la campagna dei media è mossa da volontà di mettere in ginocchio la Chiesa. Qualcosa che ricorda le crasse l'infame di Voltaire o il dai all'untore di manzoniana memoria. Il quotidiano L'Unità, che è tutto dire, nell'edizione del 10 aprile scorso riportava la seguente affermazione dell'ex sindaco di Gerusalemme, Ed Koch, sul Jerusalem Post. Credo, diceva, che i continui attacchi da parte dei media alla Chiesa Cattolica e al Papa Benedetto XVI siano diventate manifestazioni di anticattolicesimo. La sequela di articoli sugli stessi eventi non ha più, a mio parere, lo scopo di informare, ma semplicemente di punire. Questo non significa, questo riprendo il discorso io, non significa minimamente tacere o sottovalutare la gravità dei casi di pedofilia del clero. In quella stessa omelia io parlavo, anche se non era il tema principale del discorso, della, cito la lettera, violenza sui bambini di cui si sono sciaguratamente macchiati non pochi membri del clero. Ma chi l'ha letto? Chi lo ricorda questa frase? In una predica alla Casa Pontificia dell'Avvento 2006, quando questo fenomeno, soprattutto negli Stati Uniti, era all'apice, avevo addirittura proposto, in una predica al Papa, alla Casa Pontificia, di indire un giorno di digiuno e di penitenza per esprimere solidarietà alle vittime della pedofilia, una proposta che ebbe larga eco nella stampa. Come ha potuto allora, da queste premesse, svilupparsi la tempesta mediatica che conosciamo e che, adesso lo so, ha avuto qualche ripercussione anche sull'avvenimento per cui siamo qui riuniti? Lo ha spiegato un rabbino ebreo,
una settimana dopo l'incidente, sul più diffuso quotidiano di Israele, il Jerusalem Post, in un articolo intitolato «Siamo dei cattivi ascoltatori». Io mi scuso se può sembrare anche un'apologia personale, ma credo che sia utile ascoltare stralci di quest'articolo perché proprio ci illuminano sui meccanismi della comunicazione di massa, che dobbiamo conoscere, non potendo farne a meno, almeno dobbiamo conoscere. L'articolo, tra l'altro, di questo rabbino ebreo di Gerusalemme è stato ripreso da un uomo di cultura ebreo italiano, si chiama Guido Guastalla, che è assessore culturale della comunità ebraica di Livorno, in un articolo pubblicato questi giorni su Cultura Cattolica, di cui l'Osservatore Romano ha dato un ampio riassunto nel giorno 19 aprile scorso. Allora, mi ascoltate o siete stanchissimi? Guardate l'orologio. Dice questo rabbino, che si chiama Alon Goshen Gottstein, dice: rivisitare l'accaduto ci fornisce alcune lezioni importanti. Guardiamo le notizie e rimaniamo ciechi davanti alle vere novità. I titoli a sensazione ci fanno perdere di vista ciò che è veramente degno di nota, nuovo e ispiratore. Devo pensare che nessun portavoce ebreo che ha criticato l'affermazione del predicatore ha mai letto la sua omelia. Essi molto probabilmente hanno reagito a un giornalista che chiedeva un commento su una certa frase e hanno dato una risposta in merito a quella frase. I giornalisti, estrapolando una citazione da un testo più lungo, fissano i termini del problema, i portavoci ebrei rispondono, ne nasce una storia e si crea uno scandalo. Uno sguardo a ciò che il predicatore francescano ha realmente detto racconta una storia diversa, di cui il minimo che si possa dire è che dissipa l'impressione negativa generata dalle frasi che hanno fatto i titoli dei giornali. Richiamiamo alla mente il momento. Siamo nella liturgia del Venerdì Santo. L'omelia del Venerdì Santo è stata per secoli il momento più temuto da noi ebrei. Dopo aver ascoltato tale omelia, la folla usciva per le strade e gli ebrei temevano per la loro vita. Dopo aver ascoltato tale omelia, le rappresentazioni teatrali della Passione del Venerdì Santo erano fonte costante di violenza contro i giudei. Con questa retroscena sorprende notare ciò che padre Cantalamessa ha fatto di questa occasione. Egli usa questo momento nella Basilica di San Pietro, in presenza del Papa, per augurare buona festa di Pasqua agli ebrei. Pensare agli ebrei come fratelli di fede durante la liturgia papale del Venerdì Santo è il frutto di decenni di lavoro nel campo delle relazioni giudeo-cristiane. Che questo abbia potuto essere detto così naturalmente e quasi a caso, questa è la vera notizia. Ma il predicatore non si ferma qui, saluta noi ebrei con parole prese dalla Mishnah, cioè dall'Haggadah, che è il testo più popolare degli scritti giudaici. Non abbiamo colto tutto questo perché abbiamo notato solo il paragone tra i violenti attacchi contro la Chiesa e quelli perpetrati con gli ebrei. E anche in questo caso abbiamo omesso di ascoltare per intero la voce dell'ebreo citato da padre Cantalamessa. C'è solo una risposta appropriata a tutto ciò. Riconoscimento del significato sereno e profondo di quanto è accaduto e dire grazie padre Cantalamessa. A questo punto l'autore dell'articolo fa una considerazione di ordine generale che mi sembra appunto quella più attinente al tema. Dice: sta diventando sempre più difficile per le persone religiose dare un messaggio pensato con qualche complessità, sfumatura, con una certa profondità storica e teologica, senza temere che un'idea sia presa fuori dal contesto e fare titoli sbagliati.
padre Cantalamessa ha fatto le dovute scuse, infatti il giorno dopo io sul Corriere della Sera ho pubblicato una intervista in cui dicevo che non era mia intenzione minima di offendere nessuno e chiedevo scusa se qualcuno involontariamente era rimasto offeso. Padre Cantalamessa ha fatto le dovute scuse, ma anche noi dobbiamo esprimere le nostre scuse per aver mancato di ascoltare il messaggio come fu pronunciato, per aver permesso ai media di creare una falsa storia ignorando quella vera. La battaglia contro le presentazioni selettive e superficiali del nostro messaggio religioso è una battaglia comune nella quale le voci delle persone pensose di tutte le religioni devono collaborare, continua l'ultima frase dell'articolo. Il tema dell'omelia del predicatore era contro la violenza. Questi ultimi fatti ci hanno mostrato che anche il cattivo ascolto può essere fonte di violenza. E di violenza, detto tra noi così, tra amici, di violenza, ma detto serenamente perché me ne rendo conto che non viene la cattiveria, di violenza però ne ho ricevuto parecchio, non solo dall'Italia, anche dal resto del mondo. Chiudo questa doverosa parentesi sulla comunicazione di notizie e vengo a quello che più mi interessa come comunicatore del sacro, e cioè alla comunicazione in cui prevale la soggettività. La comunicazione di esistenza. Tale è l'arte in tutte le sue manifestazioni visive e auditive, anche l'arte astratta, perché anche l'arte astratta deve comunicare una commozione, altrimenti parla solo all'autore. Comunicazione soggettiva è per eccellenza la predicazione cristiana in tutte le sue forme. La predicazione cristiana, ha detto Kierkegaard, che era lui stesso, oltre che filosofo, un predicatore, la comunicazione cristiana è comunicazione di esistenza, non di dottrina. Diciamo forse meglio, è comunicazione di esistenza anche quanto è comunicazione di dottrina. San Paolo era così convinto di ciò da paragonare l'annuncio del Vangelo alla generazione carnale mediante la quale uno diventa padre fisico. Dice, anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'annuncio del Vangelo. Da ciò l'importanza che la comunicazione religiosa parli al cuore, non solo alla mente. Dio, dice la Bibbia, scrive sul cuore, parla al cuore. Ai suoi profeti gli raccomanda di parlare al cuore di Gerusalemme. La critica che ho ascoltato più spesso da persone che avevano ascoltato una omelia, un discorso, una predica, è non tocca il cuore, parla solo alla mente. Kierkegaard critica l'abitudine di accostarsi alla parola di Dio in maniera solo obiettiva, studiandone il testo, il contesto, i passi paralleli, le fonti, le varianti critiche e tutto il resto, senza mai lasciarsi interpellare personalmente dalla parola di Dio. Questo, dice, equivale a studiare la cornice, la forma, il materiale di cui è fatto uno specchio, senza mai guardarsi nello specchio. Si priva lo specchio della sua vera funzione. Sì, mi resta una pagina e mezza, resistete ancora? Quando il mezzo è il messaggio e quando non lo è? Una frase che è apparsa prima durante l'audazio del professor Ciaschini sulla lavagna. Non posso esimermi in un discorso sulla comunicazione dal confrontarmi, anche se brevemente, con le idee di colui che ha svolto la riflessione più originale e più approfondita sui media, autore di alcuni degli slogan più ripetuti nel mondo moderno, come il villaggio globale o il mezzo è il messaggio, the medium is the message. Parlo naturalmente del canadese Marshall McLuhan. Il confronto è facilitato dal fatto, che pochi sanno, che McLuhan, convertitosi al cattolicesimo e uomo profondamente religioso, ha lui stesso coltivato un grande interesse per la comunicazione sacra.
e si è espresso a diverse riprese sui problemi connessi con la comunicazione sacra. Comincio con l'accennare a qualche punto in cui avrei delle riserve da fare sul pensiero di McLuhan, per poi invece occuparmi di una frase dove aderisco con tutto me stesso a quello che lui dice. Sono note alcune affermazioni paradossali di McLuhan, come quella che dal punto di vista del messaggio non fa differenza che si stampino libri buoni o libri cattivi, che si trasmettano film e spettacoli buoni oppure spettacoli cattivi e violenti. Per lui, infatti, il messaggio non indica il risultato immediato provocato dal mezzo, ma il tipo di comunicazione in cui si inserisce, il senso che interessa, se interessa l'udito, se è una comunicazione orale, se interessa la vista, anzi, quale metà del cervello mette in funzione, se la metà destra o sinistra. Lui si occupa di questi mega trends, diremo noi oggi. È un po' sulla linea di Vico, Giambattista Vico, dei corsi e ricorsi storici. La stessa, in questo modo, McLuhan considera gli effetti della comunicazione a lungo termine, l'onda lunga di un fenomeno, trascura completamente gli effetti a breve termine, considera l'effetto dei media più su una cultura, un'epoca, che non sulla persona. Addirittura lui fa coincidere con la galassia Gutenberg, la stampa, l'inizio della civiltà moderna. E però bisogna tener conto che anche le culture sono fatte dagli effetti sulle persone. La stessa impressione si riporta leggendo i suoi numerosi interventi sui problemi della comunicazione religiosa. Tutte le interviste da lui rilasciate su questi temi, raccolti ora in un volume disponibile anche in italiano, si chiama La luce e il mezzo. E tutte queste interviste sembrano un dialogo tra sordi. L'interlocutore pone a McLuhan problemi specifici, puntuali, per esempio sulla trasmissione della fede, la liturgia dopo il concilio, l'uso dei media da parte della Chiesa. McLuhan dà ogni volta risposte epocali. Anche il famoso slogan "in mezzo il messaggio" va preso, a mio parere, per quello che è: un'approssimazione alla verità, non una definizione. È un po' come certi quadri a grandi tinte che bisogna vedere a una certa distanza, altrimenti si confonde tutto. Viene da pensare, a me mi fa pensare a un altro slogan famoso, quello di Buffon: lo stile è l'uomo. C'è forse un nesso, McLuhan avrebbe potuto dire altrettanto, con altrettanta efficace ambiguità, l'uomo è il messaggio. Ma lascio da parte queste osservazioni, così, che non mi sembrano del resto proprio irrilevanti, per venire a quell'affermazione che io credo sia fondamentale. Fondamentale perché la dice un laico, un cultore delle scienze della comunicazione. McLuhan afferma che in Cristo non ci fu distanza tra il mezzo e il messaggio. Anzi, egli è l'unico caso in cui si possa dire che il mezzo e il messaggio si identificano perfettamente. In questo modo l'autore raggiunge da un versante tutto diverso una conclusione fondamentale per i teologi, che viene espressa così: in Cristo il rivelatore è la rivelazione. Giovanni direbbe: la via è anche la vita e la verità. E in ciò sta la distanza tra Cristo e qualsiasi altro rivelatore. Il profeta è il mezzo, non il messaggio. I discorsi dei profeti cominciano dicendo: così parla il Signore, oracolo del Signore. Gesù dice: io vi dico. Giovanni Battista è la voce, Cristo è la parola. E proprio questo mi dà l'occasione di avviarmi alla conclusione. Giovanni Battista definì se stesso un giorno voce di uno che grida nel deserto. E io credo di essere stato in questi 15 anni e passa di televisione, non solo di televisione, anch'io una voce che grida nel deserto. Non in un deserto di persone, di gente, al contrario. Devo dire che il pubblico ha mostrato un interesse commovente per la rubrica da me condotta in televisione, per non parlare dell'appoggio e dell'entusiasmo dei miei diretti collaboratori Rai, che sono qui presenti, che ho presentati.
Parlo piuttosto del deserto e del silenzio della cultura laica e dei media. Ma questo è un fatto che non tocca soltanto la modestissima rubrica da me condotta, riguarda i programmi religiosi in genere. C'è una specie di ostracismo più accentuato in Italia che altrove, nei confronti del fatto religioso in genere, che pure vediamo svolgere, si voglia o non si voglia, un ruolo determinante nella società moderna. Nelle librerie laiche non c'è spazio per i libri religiosi, se non forse quelli di religioni esoteriche, e nei media non c'è spazio per i programmi religiosi. La televisione non fa eccezione. E il motivo, a volte apertamente dichiarato, è che i programmi religiosi non portano all'ente pubblicità, non invogliano la gente a comprare. Nonostante tutto, si deve alla RAI anche un certo riconoscimento. Resistendo a tutte le spinte contrarie, essa ha ancora il coraggio di dare spazio a una rubrica religiosa veramente tale, non solo di cultura religiosa. E la rubrica su immagine del sabato sera e della domenica mattina. In altri paesi europei, per i cattolici e i cristiani, questo è diventato un ricordo del passato. Io poi devo personalmente un grazie alla RAI, in particolare alla redazione delle rubriche religiose, per avermi concesso di portare il programma fuori dagli studi televisivi e in giro per il mondo. Se qualche volta è capitato di vedere il sabato sera, mi avrete visto negli Emirati Arabi, in Africa, negli Stati Uniti, in Israele, in varie altre parti del mondo. Se ho parlato dell'ostracismo del fatto religioso nel mondo occidentale, non era per fare una critica ai media o alla cultura dominante, tanto cadrebbe anche questa in un deserto. Ma perché in questo contesto mi sembra tanto più coraggiosa e lodevole la decisione dell'Università di Macerata, della Facoltà di Scienze della Comunicazione, di dare il presente riconoscimento a un rappresentante della comunicazione religiosa. Più che la persona che lo riceve, mi sembra importante in questo caso la motivazione che lo ha suggerito. Grazie. Grazie. Grazie davvero a padre Raniero Cantalamessa. E sulle note, dell'inno alla gioia, che è anche l'inno dell'Europa in questo, abbiamo cominciato con l'inno del nostro paese, con l'inno d'Italia, chiudiamo con quello europeo, ci salutiamo. A me tocca ringraziarvi davvero per la vostra presenza, non soltanto massiccia, le autorità, i tanti che hanno scelto di essere oggi qui, ma anche molto calorosa, molto vicina, ci ha fatto sentire un po' tutti meno soli, più impegnati, più solidali. Grazie davvero a tutti e, ripeto, sulle note dell'inno europeo, dell'inno alla gioia, buona serata a tutti.